Ben trovati sul canale. Oggi il video inizia con una domanda che vi faccio, così, a bruciapelo. Per un virus, poter infettare in maniera più agevole il suo ospite è sicuramente un vantaggio. E farlo star male, addirittura ucciderlo in poco tempo, è per lui uno svantaggio o un vantaggio? Calmi, non date una risposta veloce a questa domanda. Sappiate che una risposta facile quando si parla di evoluzione non c'è mai. Prima di ragionare intorno a questa difficile domanda, perché è una domanda difficile, facciamo un breve ripasso di biologia. Un virus è una forma biologica collocabile tra la vita e la non vita. L'esistenza stessa dei virus divide in due la comunità scientifica. Infatti non c'è un vero e proprio accordo sul fatto che loro stessi siano una forma di vita o meno. I virus non sono in grado di riprodursi in maniera autonoma e quindi parassitano l'apparato delle cellule per produrre copie di loro stessi. Non lo fanno con una vera e propria volontà. Diciamo che nel loro codice genetico c'è scritto di far questo. In sostanza sono programmati per copiare loro stessi. Più il processo di replicazione avviene, più un virus potrebbe commettere errori nel copiare il proprio genoma. C'è da dire che alcuni virus hanno delle caratteristiche tali che li rendono meno propensi a sbagliare. Altri invece sembra che nell'errore abbiano trovato un vero e proprio stile di vita, o di non vita. Vabbè, lasciamo perdere. Ogni errore nel copiare il genoma di origine può corrispondere a un vantaggio o uno svantaggio evolutivo. E l'evoluzione premia solamente i vantaggi. Vantaggi che possono però essere degli svantaggi per le specie parassitate da quel virus, tra cui l'uomo. Questi vantaggi o svantaggi sono definiti dalla pressione evolutiva esercitata dall'ambiente circostante, ovvero qualsiasi circostanza che riduca o aumenti il successo riproduttivo di una porzione di una popolazione virale. Quindi un virus come il SARS-CoV-2 da una parte tenterà di fare più copie possibili di se stesso, dall'altra incontrerà degli impedimenti ambientali che lo contrasteranno in questa avanzata e li potrebbe superare proprio grazie agli errori nel fare copie di se stesso, generando quindi copie vantaggiose utili a superare quegli impedimenti che incontra nell'ambiente circostante. Si potrebbe dire che i virus evolvono sbagliando. Vi ricordate la domanda iniziale? Nella storia epidemiologica sia passata che attuale troviamo degli esempi che possono confutare qualsiasi risposta voi abbiate dato. Il virus causa dell'influenza spagnola, ad esempio, che ha attraversato il mondo e ha fatto decine di milioni di morti, nel 1920 risultò significativamente meno mortale. Ci sono virus che, tuttavia, nella storia sono evoluti diventando sempre più un problema per l'uomo, come il vaiolo, uno dei virus più virulenti conosciuti. Pensate che l'analisi delle sequenze recuperate da resti archeologici risalenti all'età vichinga suggeriscono che il virus ancestrale abbia addirittura causato malattie lievi, quindi il vaiolo si è evoluto man mano diventando sempre più virulento. Anche il virus dengue, che causa focolai fin dall'inizio del 1800, negli ultimi tempi ha acquisito molteplici mutazioni che gli consentono una maggior replicazione nell'essere umano e quindi una conseguente maggiore viremia. Infine, alcuni virus come l'HIV o l'epatite C hanno acquisito delle resistenze agli antivirali diventando sempre più un problema clinico. E potrei continuare citando il virus Zika, il West Nile virus, addirittura Ebola, che spesso viene citato tra gli esempi di virus così aggressivo da essere praticamente autolimitante. Pensate che durante l'epidemia che c'è stata tra il 2013 e il 2016 il virus Ebola ha acquisito delle mutazioni che sono coincise con una più elevata mortalità. L'idea che gli agenti patogeni diventino col tempo gradualmente meno mortali è un'idea antica. Sembra aver avuto origine negli scritti di un medico del XIX secolo. Questo medico, Theobald Smith, per primo suggerì che c'è un delicato equilibrio tra ospite e parassita e sostenne anche che per un patogeno la letalità col tempo dovrebbe andare a diminuire, perché non è vantaggioso per un germe uccidere il proprio ospite. Tuttavia i germi hanno tutte le loro strategie di diffusione e alcune di queste consentono di mantenere un'alta trasmissibilità e un'alta virulenza. Alcuni virus come il vaiolo, ad esempio, hanno un alto tasso di mortalità, ma essendo resistenti nell'ambiente possono diffondersi anche dopo che l'individuo si è gravemente ammalato o addirittura è morto. Trasmissibilità e virulenza non sono quindi collegate in nessun modo affidabile dal punto di vista evolutivo. I virus respiratori, come quello influenzale o come i coronavirus umani, hanno bisogno di ospiti che si muovano abbastanza affinché avvenga un contatto. Quindi una virulenza elevata potrebbe essere svantaggiosa in alcuni casi. Tuttavia,
un virus come SARS-CoV-2 non avrebbe un vero e proprio vantaggio evolutivo nel ridurre la sua virulenza, in quanto si diffonde molto bene da individui con pochi sintomi o addirittura asintomatici. Ad essere onesti, il SARS-CoV-2 sembra già parecchio evoluto. Fino ad ora abbiamo visto tutto dalla prospettiva del virus, ma l'essere umano come si difende da questa avanzata che sembra proprio non avere freni? Tutto ciò che va a ridurre la replicazione virale blocca il processo evolutivo di un virus, lo rallenta e addirittura ne può fermare l'esistenza o la non esistenza. Abbiamo visto come il distanziamento, le barriere fisiche, la prevenzione primaria e altri accorgimenti siano stati utili nel rallentare l'avanzata pandemica. E ora abbiamo un'arma in più, i vaccini. Tuttavia i vaccini potrebbero non bastare e il virus, se lasciato libero di circolare, potrebbe ulteriormente sbagliare nel copiare se stesso. E prima o poi qualche copia errata potrebbe sfuggire alla pressione selettiva generata dal nostro sistema immunitario aggiornato dai vaccini stessi. Stiamo tutti correndo affannosamente quella che viene chiamata corsa della regina rossa. Ma cos'è e come funziona questa corsa? Per rispondere a questa domanda ho chiesto aiuto a zio Darwin. Chi meglio di lei, che di evoluzione se ne intende un bel po', può darci una mano? L'ipotesi della regina rossa, anche conosciuta come corsa della regina rossa dall'omonimo episodio di Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, seguito di Alice nel paese delle meraviglie, serve a spiegare la strategia evolutiva della corsa agli armamenti. Mi spiego meglio. Immaginate di avere due specie con un legame dato dalla condivisione di risorse, della nicchia ecologica o di una relazione ecologica. Potrebbe essere una coppia preda-predatore o una coppia di specie che, essendo molto simili dal punto di vista ecologico e sfruttando le stesse risorse, sono in forte competizione tra di loro. In effetti, questa ipotesi è vera anche per individui della stessa specie in competizione tra di loro, ma lasciamo quest'opzione da parte e consideriamo due specie diverse. Supponiamo che in una delle due venga selezionata una caratteristica vantaggiosa che magari l'aiuta a procurarsi le risorse più facilmente, che fa sì che la sua fitness, quindi il suo successo riproduttivo, migliori. Ora, l'altra specie potrebbe aver bisogno di quelle stesse risorse, o potrebbe essere quelle risorse nel caso di una preda. Fatto sta che non ha altre possibilità per sopravvivere ed evitare l'estinzione se non che la sua fitness migliori e si pareggi a quella della prima specie. Una corsa agli armamenti, per l'appunto. Ma ciò che succede in generale è che di miglioramenti della fitness ce ne siano in continuazione e in successione nella storia evolutiva delle specie coinvolte. Perciò questa corsa agli armamenti sarà continua da entrambe le parti. Quindi ciò è vero anche al contrario, non solo la preda dovrà continuare la sua corsa della regina rossa per non finire mangiata, ma anche il predatore deve correre se vuole mangiare e non estinguersi. Per citare proprio la regina rossa di Alice, qui invece, per quanto si possa correre, si rimane sempre allo stesso punto. Se si vuole andare in qualche altra parte, si deve correre almeno con una velocità doppia della nostra. Se volete, un'altra metafora molto meno elegante, ma comunque efficace, è quella del tapirulan. Per rimanere nello stesso punto bisogna continuare a correre, pena la caduta rovinosa o l'estinzione, nel caso dell'evoluzione. E vi dirò di più, sapete quale altra relazione può essere descritta da questa ipotesi, oltre a quella preda-predatore? Quella parassita ospite, che si instaura, ad esempio, tra virus e organismi infetti. E gli effetti di questa corsa li stiamo vedendo. Sono da una parte le varianti di SARS-CoV-2, alcune delle quali sono diventate così perfette nel contagiare che hanno preso il posto della versione originale del virus. E i vaccini, dall'altra, ancora in grado, ad oggi che scrivo questo video, di bloccare le nuove varianti. La corsa è destinata a continuare fin tanto che uno dei due corridori sarà più veloce dell'altro. Un notevole vantaggio che ha il SARS-CoV-2 in questa corsa è la rapidità con cui riesce a generare copie di se stesso. E ricordiamo che ad ogni copia aumentano le probabilità di nuovi errori e quindi di nuove varianti. Tuttavia, gli esseri umani nel frattempo hanno allestito delle vere e proprie reti di sorveglianza utili a individuare la nascita di questi errori. Studiando gli sbagli, ovvero le mutazioni vantaggiose a livello evolutivo per il virus, e quindi le varianti virali, si possono infatti individuare quelle che potrebbero andare a creare un problema a livello sanitario.
Una volta identificate le nuove varianti, potrebbero essere modificati i nuovi vaccini, andando così letteralmente ad aggiornare il nostro sistema immunitario. Fare delle previsioni in questa corsa è veramente difficile, perché le variabili in gioco sono veramente tantissime. D'altronde, come ci ricorda il biologo evoluzionista Edward Holmes, cercare di prevedere l'evoluzione della virulenza di un virus è una perdita di tempo. Una cosa che impari sull'evoluzione è di non generalizzare mai. Ringrazio Zio Darwin, senza la quale non avrei fatto il video. Se vi è piaciuto quello che avete visto, iscrivetevi al canale, condividete e soprattutto andate nei commenti e scrivete Zio Darwin. E noi, come sempre, ci vediamo alla prossima.